venuta dalla nuova pubblicità di Garnier sulla maschera in tessuto detox al carbone attivo, e quando l'ho vista mi sono incuriosita, così sono andata a vedere gli ingredienti. E alcuni di quegli ingredienti io li avevo in casa, quindi ho deciso di riprodurla in casa e di farvela vedere. Inoltre avevo comunque tantissime maschere in tessuto da consumare. Non so se avete visto il video sulle maschere in tessuto che ho fatto qualche mese fa, non mi ricordo. Comunque vi lascio qui il link. Sono delle maschere in tessuto compresse che potete acquistare da Amazon, ma so che ormai le vendono un po' ovunque. E sono delle maschere che potete personalizzare, quindi ho deciso di riprodurre la maschera della Garnier al carbone attivo utilizzando queste maschere. Allora, vi faccio vedere quello che vi occorre, perché veramente vi occorreranno pochissimi ingredienti per far sì che questa maschera sia eccezionale sulla vostra pelle. Vi occorrerà prima di tutto del carbone attivo. Dove lo potete trovare? Nei vari supermercati o in farmacia. Per esempio alla Lidl è presente il carbone attivo in pasticche, che è quello che utilizzo io, quindi ho preso 4 pasticchette di carbone attivo, le ho rotte, le ho rese appunto in polvere e le ho messe all'interno di una ciotolina. Dopodiché vi occorrerà del tè nero, quindi prendete al supermercato le bustine di tè nero, se non c'è va benissimo anche il tè verde, e dovete tranquillamente fare del tè, quindi con l'acqua. Quindi mettete a scaldare proprio 2 dita di acqua, dove all'interno poi ci andiamo a mettere la bustina del nostro tè. La facciamo raffreddare un pochettino e aggiungiamo giusto 2 cucchiaini di tè nero all'interno della ciotolina dove c'è il carbone attivo. Mescoliamo bene, quindi facciamo sciogliere bene tutta la polverina di carbone attivo. Adesso ci aggiungiamo i 2 attivi principali presenti all'interno della maschera originale, che sono l'acido ialuronico. Io utilizzo questo di Flower Tales, che è l'unico, diciamo, l'unico negozio che lo rivende già in gel, altrimenti è da formare, perché di solito ve lo rivendono come una polverina che poi voi dovete andare a creare come gel, insomma è un po' particolare la realizzazione, quindi l'ho comprato già in gel bello e pronto da Flower Tales, e costa anche pochissimo, tipo 7 euro per 100 ml di prodotto, e lo potete utilizzare per tante cose, anche così puro sulla pelle è eccezionale. Se non avete l'acido ialuronico o comunque non lo volete prendere, potete tranquillamente utilizzare del gel di aloe. Quindi un cucchiaino basterà all'interno del nostro composto. Altro ingrediente fondamentale presente nella ricetta originale è l'acido salicilico, che è ottimo per la pelle impura, per la pelle grassa, per chi ha punti neri, per chi ha l'acne, insomma è un ingrediente eccezionale. Anche questo di solito lo rivendono in forma polverosa. Per realizzarlo c'è tutta una formula che io feci tanto tempo fa. Se siete interessate vi lascio il link qui per realizzare il gel di acido salicilico, che è ottimo, ottimo davvero per chi ha una pelle problematica, vi risolve tutti i problemi. E se non lo volete appunto realizzare, lo volete già bel pronto, lo potete acquistare solamente da Amazon già in forma liquida. In realtà il composto della nostra maschera sarebbe già pronto. Rispetto agli ingredienti presenti all'interno della maschera originale, già questi bastano e avanzano, quindi ho deciso di realizzarla in questo modo. Ho inserito la mia maschera compatta all'interno della composizione ed è diventata uguale all'originale, quindi è completamente nera come l'originale Garnier. Va applicata sul viso, tenuta in posa 5-10 minuti, anche di più. Dopodiché potete togliere la vostra maschera, non vi preoccupate se il viso sarà un po' sporco, perché si toglie tranquillamente con dell'acqua, quindi andate a sciacquare il vostro viso e subito dopo vi renderete conto di avere una pelle molto più purificata. Io la sento, perché quando la pelle è purificata tende un pochettino a tirare ed è normalissimo. Se vi dà fastidio questa sensazione potete tranquillamente aggiungere un po' di gel d'aloe dopo, oppure la vostra crema o siero idratante. La pelle, come vi ho detto, risulta davvero molto molto purificata e soprattutto i pori della pelle sono meno visibili, quindi secondo me, a mio parere, così com'è con 4 semplici ingredienti è davvero un'ottima maschera. Non ho provato l'originale, però comunque credo che anche quella sia davvero ottima per quanto riguarda l'efficacia, poi per quanto riguarda gli ingredienti non vi posso dire questo.
Comunque sia, spero che questa mia idea vi sia piaciuta. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un bel pollice in su, se vi piace questa tipologia di video e volete vederne altri, volete che riproduca in casa altri cosmetici del genere, fatemelo sapere. Io prima lo facevo, ne facevo tanti di video di questo genere, per esempio ho fatto un sacco di remake sui prodotti Lush. Se non li avete visti vi lascio sempre qui i video inerenti appunto a questi prodotti. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!